farà piacere un bel mazzo di rose e anche il rumore che fa il cielo fa, ma una birra fa gola di più. Dal lungomare di via Caracciolo fino a quello di Terracina, attraversando le aree simbolo della città, sarà Napoli a dare il via alla 23esima edizione del Giro Donne 2012. 9 tappe per le migliori cicliste al mondo, quasi 1000 chilometri da percorrere e 7 le regioni da attraversare. La più importante gara internazionale di ciclismo femminile partirà per la prima volta dal capoluogo campano venerdì 29 giugno, dopo la presentazione ufficiale dei team in programma per giovedì 28 dal palco allestito sul lungomare. Nonostante il Giro sia la sua 23esima edizione, ma è il primo anno che parte da Napoli, quindi questo la dice lunga sull'importanza dello sport in rosa. Noi abbiamo inaugurato l'8 marzo con lo sport in rosa, intendiamo continuare a lavorarci in modo che nello sport ci siano sempre più eccellenze al femminile, e lavoreremo affinché anche il management dello sport sia più femminile. Al via saranno presenti le atlete delle squadre più forti al mondo, che si sfideranno su un percorso pianeggiante di 139 km adatto alle ruote veloci. È la prima tappa totalmente pianeggiante con il mare di sfondo, dove solo il vento potrà in qualche modo insidiare le velociste. Dal 28 giugno e fino al 1 luglio il Giro Donne 2012 sarà accompagnato da un mega villaggio verde che animerà il lungomare con stand, eventi ed attività dedicate ai valori della ecosostenibilità e del rispetto ambientale. Ancora una volta le donne protagoniste nello sport, come lo è stato qualche giorno fa la squadra femminile di calcio della nostra città che è passata in A1, quindi sarà una giornata bellissima dove abbiniamo sport, prevenzione, salute, prodotti anche della natura. Ci sarà il Green Village, che dove ci saranno prodotti della terra, in particolare la frutta, quindi un'iniziativa molto bella che partirà dal lungomare liberato.